Manca un anno alla partenza della sonda dell'Agenzia Spaziale Europea JUICE, il cui principale obiettivo è studiare in dettaglio Giove e le sue lune ghiacciate, Ganimede, Europa e Callisto. Una volta lasciata la Terra, l'attende una lunga crociera della durata di circa 8 anni, un viaggio interplanetario le cui tappe principali sono illustrate in questa animazione dell'ESA. La finestra di lancio è per ora collocata tra il 5 e il 25 aprile 2023, poi seguiranno alcune orbite nel Sistema Solare interno per sfruttare attraverso una serie di flyby gli assist gravitazionali che consentiranno a JUICE di arrivare nei dintorni di Giove nel luglio del 2031. Seguiranno i sorvoli delle lune gioviane Europa, Callisto e Ganimede e l'inserimento in orbita attorno a quest'ultimo. La missione potrebbe terminare a fine 2035 con un impatto controllato della sonda proprio sulla superficie di Ganimede. Ma torniamo alla casella di partenza, allo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Il lancio avverrà con Ariane 5 e a fornire la fionda gravitazionale necessaria a instradare sulla rotta giusta e la velocità richiesta la sonda saranno una serie di passaggi ravvicinati con il sistema Terra-Luna nell'agosto 2024, con Venere nell'agosto 2025 e di nuovo con la Terra nel settembre 2026 e nel gennaio 2029, tutti intervallati dalle continue orbite di JUICE attorno al Sole. Di particolare rilievo sarà il flyby del sistema Terra-Luna, una manovra mai compiuta prima con un sorvolo della Luna seguito ad appena 1,5 giorni di distanza da uno della Terra, che consentirà a JUICE un significativo risparmio di propellente per il suo lungo viaggio. L'inizio della missione scientifica vera e propria, dunque della campagna osservativa, avverrà circa 6 mesi prima dell'ingresso in orbita attorno a Giove. Una volta nel sistema gioviano, un ennesimo flyby gravitazionale, questa volta con Ganimede, la luna più grande non solo di Giove ma dell'intero sistema solare, aiuterà JUICE a entrare finalmente in orbita attorno al gigante gassoso, dove la sonda trascorrerà 4 anni compiendo osservazioni dettagliate, come dicevamo, di Ganimede, Callisto, Europa e dello stesso Giove. Nel luglio del 2032 sono in programma 2 sorvoli ravvicinati di Europa, sotto il cui guscio ghiacciato pare si celi un oceano d'acqua liquida. JUICE studierà le regioni attive della Luna, la sua geologia, cercherà sacche di acqua liquida sotto la superficie e analizzerà la ridottissima atmosfera della Luna andando a caccia di pennacchi di vapore acqueo intravisti da osservazioni precedenti. Poi sarà il turno di Callisto, un antico mondo caratterizzato che potrebbe ospitare anch'esso un oceano sotterraneo. JUICE ne approfitterà anche per variare l'angolo orbitale rispetto a Giove, così da poterne studiare le regioni polari e l'ambiente atmosferico alle latitudini più elevate. Una sequenza di passaggi ravvicinati di Ganimede e Callisto faciliterà l'ingresso in orbita prima a 5.000 poi a 500 km di altitudine attorno a Ganimede nel dicembre del 2034, rendendo JUICE il primo veicolo spaziale in orbita attorno alla Luna di un pianeta che non sia la Terra. Ganimede è l'unica luna del Sistema Solare ad avere una magnetosfera e uno degli obiettivi di JUICE è proprio indagare questo fenomeno e capire come interagisca con quello di Giove. Ovviamente JUICE si occuperà di studiare anche l'atmosfera, la superficie, il sottosuolo e l'oceano salato sotto la crosta di ghiaccio, trattando dunque Ganimede non solo come oggetto planetario, ma anche come possibile habitat per la vita. Nel corso del tempo, l'orbita di JUICE attorno a Ganimede decadrà progressivamente quando il propellente per mantenerla sarà esaurito, attorno alla fine del 2035, la sonda terminerà la sua avventura con un impatto radente sulla Luna.